Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre QuittonoWait e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e chiappare possibilmente un altro cheater. Quindi, diamoci dentro, let's do this. Ok ragazzi, ci siamo. Ecco il nostro sospettato di oggi. Tutti pronti? È molto fermo. Ok, adesso si è mosso, ha deciso di andare. Smettila, mi fai venire il mal di mare. Please, grazie. Molto gentile. Mi ascolta. Che cazzo di flash è questa? Ti sei flashato da... Ha flashato quello. Ha sentito gli spari. Non sa quanti ce ne sono però. Ok, uno è down. Tira la molly. Bel colpo. Bel colpo. Quelli... Loro hanno comprato ma non hanno le armor. Cioè non hanno armor. Allora, i T avevano comprato senza l'armor. In primis. Sbagliato a prescindere. Ok? Perché non puoi farti one tappare dalle USP in questo modo. Però questo è strano. Questo è un sacco strano. Cioè il fatto... È l'ultimo HS che è il più strano, gli altri sono fattibili. Dove cazzo? Perché prova a bagnoppare a caso questo? Ha un M4A4 grifone. Importante ricordarsi le skin. Prova a sparare di là, non prende nessuno, ci devi andarsene. Ok. È un sacco. È uno di quei player molto. Molto rimbalzosi. E molto scattosi anche. Subodoa. Sa che ce n'è uno a Xbox. Lo prende, non in testa. Ha l'80% di HS ratio. Esattamente, però è al 50. Sta facendo. No, è un 22-3. 21-13. Dovrebbe essere a 22, mi sa che ha fatto anche un team kill. E poi viene ucciso male. Perché stai fermo all'inizio del round e questo, l'altro round invece non sei stato fermo? E perché sei di nuovo di USP? Sei di Neko, ok. Ma gli altri hanno forzato. Tu sei andato di armor... Nei dell'OSP. Ci può stare. L'ha solo dinkato. L'ha solo hittato, neanche dinkato. Brutto quel tracking. Bruttissimo. Ha fatto passare il tizio. Ha rimirato nella smoke verso l'altro tizio. E poi l'ha traccato. Brutto. Un sacco brutto. Qua non tira neanche le flash. Vabbè che non le ha, eh. Ha lasciato proprio duro e puro. Sa che ce n'è uno verso B. No, sa che sono in lunga. Perché ha avuto la call dal suo amico in lunga. Cammina qua, controlla, li fa passare. Ho un indeciso per i Wallach. Sono veramente indeciso per il Wallach. Perché torni indietro? Come facevi a saperlo? Cioè non c'è stata nessuna indicazione. Signori, I'm calling walls. Per via di quello shot nella cassa, del tracking di prima e del fatto che è tornato indietro verso lunga a prendere il tizio con la VP, nonostante non potesse sapere che stava arrivando. Tipo qua.
Possono averti chiamato quanto ti pare, ma... Cioè, lasci short? Qua prova a spararci in mezzo. Non trova nessuno. Rusha in bu... Cioè... ci va troppo preciso. Guarda lì, guarda lì, guarda questo. Va bene i passi e tutto, ma cioè ha fatto un movimento che è troppo strano. Anche questo. Il tizio sta mirando. E gli esce mirato, non ha controllato nient'altro. Yeah, I'm calling walls, signori. Bagnatevi pure, ma I'm calling walls. Credo che cerchi di nasconderlo. Però, cioè, fa dei movimenti troppo strani. Veramente troppo strani. Vedi, è sceso subito verso la testa appena stava per vederlo, mirando comunque alto perché non può mirare attraverso il muro, ovviamente. Sente i passi, però È troppo preciso senza nessun aiuto dei suoi compagni. Adesso non sta neanche controllando, sta andando dietro di qua, lo vede saltare. Cioè, a me sembra tutte queste cose, tipo questo saltino qua, eccetera eccetera, l'abbia fatti per cercare di nascondere il fatto che ha Wallach, ma per mettersi nella posizione perfetta di sapere dove sta andando l'avversario. Tipo qua, non esci pronto a sparare così. Cioè, non ha controllato niente, però lì allora ha controllato? E non aveva indicazioni sul fatto che stava tornando indietro la lunga. Andiamo adesso in lunga qua. Smoke, si nasconde. Guarda il mirino come è basso. Roba strana. Mira veramente basso, sto tizio, Mira un sacco basso. Bomba drop. Prima che tizio si esponga, lui riesce ad andarsene. Cioè, guardate come segue tizio. Non lo vede. Non lo vede. Eppure lo seguiva col mirino dove doveva uscire da dove. Tipo qua. Che cazzo ne... Cioè, può essere ovunque. Tu vai a mirare solo lì? No, I'm calling walls proprio durissimo. Cioè, è troppo sicuro. E adesso rushi senza neanche guardare. Ricarichi, no. Va lì. No, è Walls. È Walls tutta la vita. È Walls tutta la vita. Tutta la vita proprio. Troppo preciso. Soprattutto in questa cosa di AWP. Troppo preciso. Stava mirando quello a sinistra, poi ha visto che si era sposto quello a destra, è uscito a destra. Troppo preciso. Forse anche qualcosa di aim assistance, ma non posso dirlo. Ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate. Questa per me è una di quelle difficili dove però lui wallacca. Soprattutto nell'ultimo pezzo. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio sempre tutti quelli che seguono questi video perché vi piacciono un sacco. Preparatevi per il 108° episodio. Io vi mando un bacione grosso. Mio nome è come sempre CryptoNoid. Ciao a tutti. Gioco ai videogames da quando avevo 2 anni. Adesso sono il re.